Buongiorno a tutti! Questa nuova stagione porta con sé molteplici novità, tanto che potreste avere addirittura delle modifiche a livello del nuovo meta del gioco. Oltre a questo ci sono tante altre cose di cui vi dovrò parlare e quindi per questo ho deciso di fare un tutorial breve su cosa comporta questa nuova stagione. Si parlerà oggi delle rune. Vi parlerò delle nuove unità, anche se potrò solo andare nel specifico sui Sonson Ferry, perché le altre non le abbiamo ancora sbloccate e quindi nessuno può usarle al momento, e dei bilanciamenti che sono stati fatti con la pagina qui pronta. Iniziamo subito, anzi, iniziamo subito con le rune. Che cosa sono le rune? Una appena entrerete nel gioco avrete visto che ci saranno state delle quest da completare e vi hanno sbloccato queste cosiddette fantomatiche rune. Le rune si sbloccano sull'F5 qui, salendo di livello con la Battle Pass, quindi salendo col Battle Pass, che sia quello pagato o quello no, comunque non cambia niente, e man mano ottenete rune sempre diverse. Le rune sono delle dottrine per l'eroe, e quindi per armatura, quindi busto, testa e arma. Indipendentemente dal tipo di runa, le potete usare. Una runa può essere usata in tutte le armi se ha la possibilità di essere usata su quelle armi, ok? Quindi non avete il limite di una runa per arma, ok? Non siete obbligati a usare una runa, a scegliere una sola arma, ad esempio, se è una runa particolare, o un elmo specifico, se è una runa specifica per l'elmo, eccetera, eccetera. Le rune sono delle modifiche che come detto, vanno fatte sull'arma, sull'armatura e sull'elmo, e hanno un tot di potere che si possono, diciamo, hanno un tot di potere, diciamo, in sostanza. Qual è il potere? Il potere lo si vede facendo questa cosa, anzi, la ricominciamo, su P, premete qui sotto che c'è Apply Rune. Ora in questo momento io ho il martello che è vuoto, vedete hai 6 rune power, vuol dire che avete 6 punti potere che potete usare. Ogni runa ha un tot di potere, quindi voi ne potete ingaggiare e equipaggiare massimo 3, quindi bene o male sapete che dovete giostrarvi un attimo col sistema. Le rune vanno da un potere di 1 a un potere di 4, ok? Quelle di 4 solitamente sono molto molto forti rispetto alle altre, però giustamente vi lasciano poco spazio dopo per poterne aggiungere un'altra di epica. Ad esempio qui col martello, questa qui con 3, fornisce un raggio d'azione di Eldspritter, se sapete cos'è Eldspritter, quello è la schiacciata a terra caricata, e di 25%, quindi ha un quarto di raggio in più con questa. Mettendo questa purtroppo vi rimangono solo 3 slot. Cioè, scusate, vi rimango solo 3 punti, quindi dovete per forza metterne una blu e una grigia e una verde. Se invece questa non c'era, potevate mettere addirittura 3 blu. Ok? Funziona così. Non vi sto a spiegare ogni runa cosa fa, però fino ad ora, di quelle che ho sbloccato, ho trovato che questa per la glaive è abbastanza utile. Molto molto utile. Poi questa per il Maul è essenzialissima, ok? Ho trovato che questa per l'armatura c'è, cioè questa, e vediamo se trovo anche l'altra, vediamo se trovo l'altra, e questa. Cosa sono queste qua? Queste sono un po' particolari, ossia sia l'una che l'altra danno un bonus del 5% di difesa o di attacco. Quando però muori, tutti quelli che ti sono vicino per 20 secondi prendono quel bonus triplicato, quindi da 5 passa a 15 per tot secondi. Molto comoda quindi per gli eroi che sono in mezzo alla mischia, che rischiano di cadere. Una Nodace, ad esempio, che spesso e volentieri va alla morte e via. Questa non ve la consiglio perché le tre frecce in più che vi aggiunge a Reino Avro sono più, diciamo, distaccate, cioè sono più orizzontali che dritte, quindi non è che al centro ci saranno più frecce, no, sono sempre le stesse, solo che ne aggiungono altre tre. Va a finire, sparate, diciamo, delle frecce in più, sì, ma tante volte andrete a prendere i muri. Comunque, guardatevele tutte con calma, sappiate che ce n'è una che ho intenzione di mostrarvi, che penso sia per l'elmo, eccola qua.
molto utile per le siege, perché questa qua ti permette di fare in modo che la cura si possa fare anche mentre stai insanguinando, o sotto veleno. Questa è un salvavita, quindi quando arriverete al 30 sappiate che quella vi salverà la vita. Tenetevela d'occhio perché sarà molto molto utile. Breve cosa prima di passare alle unità. C'è una nuova mappa che vi dà il favore ottenibile dal nuovo Quartermaster, che non è più un Quartermaster ma si chiama Tain. Per chi non avesse giocato la stagione prima, esiste un nuovo NPC che praticamente se gli date oggetti, robe varie, pezzi di armatura, eccetera, o oggetti particolari tipo questo qui che servono solo per essere dati a lui, vi consente, o eventualmente provarli a vendere all'apocrifi per guadagnare qualche bronzo, vi consente di guadagnare punti con lui, quindi vi sblocca delle skin a caso, che possono essere per le unità o per l'eroe, solitamente sono bandiere, e vi fa aumentare punti, questi punti che adesso si chiamano punti favore, che vi consentono di andare nel suo store e comprare le robe che ha. Ok, ogni roba devi avere un tot di favore per poterla ottenere, ok? E hai un tot limite di volte che la puoi comprare. Allora, le unità di questa stagione sono tre. Aspetta che metto un po' di musica così magari facciamo un po' di atmosfera. Sono il Fenrir, i Berserker e le Shield Maiden. Ok, cominciamo dai Fenrir, che sono gli unici che si possono giocare per il momento. E i Sons of Fenrir cosa sono? I Sons of Fenrir sono una fanteria d'assalto alternativa, cioè è una fanteria che si adegua alla situazione ed è fatta per attaccare alle spalle o al lato o comunque giocare in maniera schiva. Oppure frontalmente quando davanti a te hai degli arcieri, dei fucilieri che non hanno protezione. Infatti queste unità sono molto veloci e hanno un'elevata resistenza alle frecce, ma elevata tantissimo, una cosa fuori di testa, penso sia un bonus che va al di là della loro armatura. Adesso ve li mostro sbloccati. Cioè, che va al di là della loro armatura, perché effettivamente l'armatura non ne hanno tantissima. Si lanciano, hanno delle abilità che gli permettono di lanciarsi oppure di aumentare il bonus di danno o addirittura la velocità e resistenza sempre alle frecce. Lanciarsi. Cosa vuol dire lanciarsi? Wall flip infatti gli consente di lantuffarsi, scavalcare addirittura le unità nemiche e in qualche situazione scavalcare anche i muri di scudi e andare ad attaccare dietro. È una carica un po' alternativa. A volte spesso e volentieri è suicida, specialmente se ci sono delle picche, eccetera. Le Beast, invece, la Beast è un'abilità invece che gli consente di aumentare il loro danno per un breve durata di tempo. È un'abilità che è molto apprezzata dai giocatori che le stanno usando fino adesso, ma anche il gioco stesso te l'ha impostata come un'abilità importante per loro. Perché infatti se li portate sopra avete questi bonus qui, se invece li portate sotto la Beast vi dà Bleed Damage. Ok? Quindi più che puntare sul wall flip, il gioco vi sta dicendo di puntare più su Beast come abilità principale. Infine abbiamo Predator. Predator gli consente di correre a quattro zampe in sostanza, aumentare la velocità e la loro resistenza alle frecce. In sostanza, quando avete davanti degli arcieri, li mandate lì con la X, li premete il Predator, quindi diventano più veloci. Oppure se ci siete assieme gli fate il doppio C e poi gli fate fare Beast, così spezzano via anche i Tercio, Pavise, tutta quella roba lì le spezzano, perché non subiscono danno e devono avere un qualche bonus, hanno un bonus di danno che gli permette di fare più danno agli arcieri rispetto alle altre unità. Hanno una brutta brutta pecca, ovvero sono indisciplinati. Semplicemente non hanno formazioni serie e rispetto anche alle altre unità d'assalto loro tendono più spesso a uscire dal gruppo per andare ad attaccare qualcuno di vicino, quindi dovete sempre tenerli d'occhio quando siete nella mischia. Ecco perché sono unità proprio da difendere
girare, cercarvi la situazione e poi lanciarvi in attacco. C'è una cosa che potete fare se siete in gruppo. Se il vostro gruppo che state seguendo, che siano con voi assieme o che siano comunque casuali che si stanno gruppando assieme per fare l'assalto, hanno degli scudi, voi lasciate che questi scudi vadano per primi a scontrarsi col nemico, col grosso del nemico che cercherà di fermarli. Quando cominceranno le battaglie, voi fate il Wolf's Leap che scavalcherà non solo gli scudi alleati, ma anche i nemici che stanno combattendo contro quegli scudi, attaccandoli alle spalle. E comincerà il disastro con Briste, con Beast. Quindi Wolf Sleeps è una tattica suicida che ha più lo scopo di attaccare quando il nemico è già distratto, piuttosto che attaccare frontalmente che il nemico è lì che ti guarda come per dire sì, so che stai arrivando e quindi male che vada se mi vai dietro alle mie picche te le massacro io, ok? Combinato anche con gli eroi, però Wolf Sleep può essere interessante, come ad esempio la spada corta o il martello, per via delle loro mosse distruttive ad area. Ecco, quello che dovevo dirvi di loro ve l'ho detto. Un'ultima cosa, evitate le picche. Scappate, no, non andate contro le picche, lasciate perdere, che siano nell'expedition, che siano, non andate contro le picche, perché ve li aprono come non ci fosse. In 3 secondi. Passiamo invece alle altre unità. Berserker e Shieldmaiden. Per il momento non posso provarle fisicamente, ma le proverò e ve le mostrerò se ci saranno, se saranno veramente all'altezza delle aspettative che mi aspetto. Quello che sappiamo è che sono pochi, hanno tanta salute e fanno un'enorme quantità di danno. Hanno una carica che gli permetterà di balzare sul nemico anche loro. Una specie di attacco a X, diciamo, una specie di sciabolata di asce, di fendenti a caso. Un po' come quella degli Azaps, quelle specie di serie di colpi, eccetera, che può sbaragliare molti nemici. E infine il Frenzy. Come si ottiene questo Frenzy? Queste unità, finché combattono, attivano il cosiddetto Rage. Una specie di furia, una specie di ira. Se avete giocato altre MMORPG, sapete cos'è più o meno. Quando si carica questa barra, voi usate il Frenzy e non solo diventano più potenti, ma diventano anche difficili da, come si dice, da ferire, da stordire. Infatti non si dovrebbero poter stordire in sostanza. Ma non potete dargli ordini finché il Frenzy è attivo. Quindi in sostanza è proprio. È come se assumessero sti funghi allucinogeni e partissero fuori di testa e vedessero i mostri in sostanza. Ci sarà da divertirsi quando li sbloccherete perché la parte sopra sembra che fornisca 2000 di salute a questa unità quando uscite dal Frenzy. Quindi quando arrivate al Frenzy diventano resistenti, poi quando finite il Frenzy riprendete subito salute. C'è da contare anche questo Battle Madness che sembra che gli dia anche quello salute quando viene raggiunto, quando prende degli stack, cioè dei punti in sostanza. E anche quello gli permette di recuperare salute. Quindi in sostanza queste unità sono unità che si lanciano, combattono e cercano di recuperare più salute possibile dal nemico. Cioè sono. È come avere 8 nodaci, 8 mini nodaci. Ok, quindi soldati che si buttano lì, sacrificano tutta la loro vita per fare il più danno possibile, ma recuperare il più salute possibile. Quindi avrete delle 8 nodaci con voi. Se sapete usare le nodaci, quindi sapete cosa vuol dire andare a rischiare di recuperare salute e perderla, quindi c'è un rapporto qualità-prezzo. I test che hanno fatto fino adesso non hanno mostrato grandi qualità, ma hanno mostrato che su nemici che stanno già combattendo, questi arrivano, fanno un po' di disastro, sono spaventosi su certe cose. E alcune cavallerie li soffrono, alcune cavallerie soffriranno la loro presenza, però ne parleremo tra, spero, 9-10 giorni di sbloccare, per sbloccare, perlomeno sbloccarle per i 3 giorni, chissà che queste ci metteranno, non lo so. Passiamo alle ultime Shield Maiden. We go to war, my Le sister. Shield Maiden sono una lancia, una specie di Spear Sergeant che però si tramuta in Paladins. Per il momento hanno mostrato che
le Shield Maiden sono più forti con la spada che con la lancia, però tecnicamente, secondo quello che c'è scritto nel gioco, loro dovrebbero essere con la lancia in grado di fermare le cavallerie. Hanno una caterva di abilità, tra abilità che si possono usare con la spada e abilità che si possono usare quando si usa la lancia. Oltre al fatto che hanno il Guardian, che una, posizionati lì, si posizionano a cerchio, e un cover commander, e quindi insomma hanno delle formazioni molto interessanti, molto, sono molto resistenti per quanto riguarda le armi da lancio, quindi non, pavise, fucilieri non saranno molto contenti di trovarsele contro. Però contro la cavalleria io penso che avranno bisogno di una qualche modifica perché prendono un sacco di schiaffi dalle cavallerie, non sono così forti come ci aspettavamo. Ma per la cavalleria a quanto pare hanno gli sviluppatori hanno dato ci hanno dato altro, che adesso ve lo spiego. Mettiamo qui. Parliamo dei bilanciamenti, ok? La terza fase sono i bilanciamenti. I bilanciamenti riguardano le classi, ma anche le unità. Voglio farvi un secondo le unità, prima di passare alle classi, che è un po' più lunga come cosa, e dirvi che tutta la fanteria ha preso un boost di salute, quindi ha più salute rispetto a prima, ok? Sostanzialmente, una volta portate al massimo, hanno 900 di salute in più rispetto a come era prima nella scorsa stagione. Circa 900, va dal 900 al 800, 1500, alcune 1300. Insomma, tenetevi in conto, facciamo un 1000 in sostanza. È un po'. Se volete potete trovarvi la patch, c'è ogni unità con i propri boost. Alcune hanno ricevuto un bonus anche di danno, come ad esempio le Prefecture Guards, come ad esempio gli Squires, come ad esempio i Condottieri, come ad esempio le Palace Guards, gli Zerg, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda le fanterie, quindi le fanterie sono diventate un po' più resistenti. Oltre al fatto che All Sword and Shield, infatti, hanno un bonus di danno. Cosa hanno preso? Un block break aumentato del 60%. Quindi tecnicamente le unità d'assalto dovrebbero essere più forti. Diciamo che. Sì, sono più forti rispetto a prima. Non è cambiato tantissimo, però di sicuro adesso, se prima qualche volta in qualche situazione una fanteria rischiava anche di morire contro dei fucilieri in frontale, adesso i fucilieri devono per forza essere magari fucilieri o balestrieri, eccetera, devono stare molto più attenti. Questo è poco ma sicuro. Le picche, invece, hanno ricevuto un altro boost, cioè hanno ricevuto questo swamp. E questo swamp cosa gli permette? Di dare danno in più verso la cavalleria e rallentarla per 2 secondi. Quindi a ogni colpo che fanno verso la cavalleria li rallenta. Diciamo che non serve per rendere la carica della cavalleria inutile, perché la carica della cavalleria 5 stelle sarà sicuramente fortissima. L'unica cosa è che quando finiscono la cavalleria, scusatemi, quando finiscono incontro alle picche, verranno sì danneggiate, rallenteranno un po' la loro corsa. In sostanza, la picca serve più che altro per rallentare quella corsa in modo tale che non facciano più strage di quella che prima facevano, in sostanza. E ci saranno casi dove magari le picche riescono a fermarle completamente e casi no. Dipende, dipende. Quindi diciamo che dovete ancora mettere picca e qualcos'altro per fermare una carica di una 5 stelle. Altrimenti, però la picca è diventata molto essenziale, la più essenziale, diciamo, al momento per fermare la cavalleria. Al momento. Pensate che ce l'hanno addirittura i Village Watchmen in questo bonus qua. Quindi, per farvi capire, l'hanno messo a tutti in sostanza. Aspetta, anche l'unità che non hanno nemmeno il Brace. Quindi un po' assurdo. Oltre a questo, l'hanno addirittura, forse anche il Internal Farmer l'hanno. Ah, è vero, l'hanno anche il Internal Farmer. Comunque, hanno ricevuto oltre a questo un bonus di danno in più. Anche loro il bonus salute. E infine, abbiamo gli arcieri. Cosa hanno ricevuto gli arcieri? Gli arcieri hanno ricevuto un pochino di danno in più. Alcuni, però, hanno ricevuto una riduzione del leadership.
La leadership è molto importante, specialmente per i Rattan Viper, che sono passate da 195 a 165. Chi le ha usate sa i loro pro e i loro contro. Io ce le ho maxate, ce le ho al massimo, ce le ho anche con le perk, e io ho messo anche qualche dottrina. Sono buone, ma sono buone se usate, diciamo, come avanguardia, cioè anche se si prendono qualche freccia in faccia, non è importante. Loro hanno lo scopo di buttare debuff sul nemico all'infinito, quindi anche se ce ne sono 5, anche se ce ne sono 6, lasciateli sparare perché devono tirare debuff più che fare danno. E 165 è una cosa un po' più onesta, sinceramente. Anche gli incendiari sono passati da 190 a 180, cioè adesso hanno lo stesso costo delle Namca. Secondo me le Namca sono ancora più forti come rapporto qualità-prezzo, però chi piacciono gli incendiari, chi sa usare bene gli incendiari, sa che avere quel 10 in meno finalmente potrebbe darti un aiutino in più per le situazioni che vi servono. Non è da buttare via assolutamente, però magari se li avete e non li avete più usati perché per vari X motivi, provateli a vedere se con quel 180 riuscite a mettere con i bonus che hanno ricevuto, perché hanno ricevuto comunque anche un bonus di danno. Vedete se riuscite a metterli dentro a qualche warband e vedere cosa vi capita. Oltre a questo c'è anche i fucilieri, non mi sono dimenticato dei fucilieri, che hanno un 8% hanno più danno e un 8% in più di ricarica, di velocità di ricarica. Servirà più per la cavalleria che per altro, però diciamo che poco cambia alla fine. Però, diciamo che questo e quello della picca servono proprio. Diciamo che ti vogliono dire: ehi, guarda che puoi mettere. Invece di usare le pavise, metti pure Tercio e picchi imperiali, o Tercio e qualche altra picca a fermare le 5 stelle che arrivano. Forse ce la fai. Provate, poi mi saprete dire. Una piccola modifica che hanno fatto è stata sui Ketevul, che gli hanno messo che quando usano la loro abilità, diciamo, speciale, Locust Swarm, indebolisce i nemici per 6 secondi, fino a un massimo di 5 stack. Comoda, no? Diciamo che a me non piacciono tanto i Ketevul, però se a qualcuno piace giocare con i Ketevul, provateveli subito, perché potrebbe aver cambiato un po' la vostra vita. Infine, Keshik e Rattan Ranger hanno ricevuto una riduzione del costo leadership. De Keshik non me l'aspettavo. Però si vede che col fatto che ci sono gli Auranger e Ussari che corrono in tutte le mappe, hanno detto: ma magari forse qualcuno vuole giocarseli Keshik, ma costano troppo. Proviamo a metterli lì a un livello come, cioè, al costo delle altre cavallerie super forti che ci sono adesso, quindi in sostanza. Il che era giusto, sinceramente, sotto punto di vista qua. Anche i Silia Darsa mi dà un fastidio che costino 340 e 350 di leadership. Cioè, mi sembra una cagata, sinceramente. Però hanno deciso così. Quando vedranno che nessuno userà più i Silia Darsa, forse capiranno. Vabbè, passiamo agli eroi. Diciamo che le classi sono state un po' bilanciate. E intanto hanno aumentato la salute base di 2500. Penso sia per le classi più che per i bonus che prendete per ogni classe che avete. Hanno messo delle modifiche a Grunion Greetings, che non fa più, non riduce più la difesa del nemico, ma incrementa il tuo danno, mentre Override Strike e Dragon Road aspetta un attimo che leggo. The Kino è stato extra effect Lucid Defense. Ah, ok, e anche la Override Strike e Dragon Road non abbassa più la difesa del nemico, ma aumenta la tua per ogni hit che fai con quell'abilità. In sostanza, avevano visto che ridurre la difesa del nemico con quell'abilità rendeva la lancia un po' troppo forte, e hanno fatto così. Ah, un'altra cosa della lancia: prima si poteva fare la cosa a cavallo, che anche se senza stamina la vita potevi usarla lo stesso, adesso non la puoi più usare.
se non hai stamina, ok? Stessa cosa per il martello, che potevi fare la mossa, quella che corre, che prende la fuga, diciamo, anche senza stamina, mentre adesso non la puoi più fare. Hanno ridotto l'arco lungo, a quanto pare hanno ridotto questa abilità che si chiama Bodkin Tipped, che era quella che abbassava la difesa. Sì, ma non gli hanno dato nessun boost, nessun bonus, che non mi piace come cosa, però vabbè, hanno visto che forse la gente la usava troppo. Speriamo che comunque gli fanno anche qualcos'altro, perché non puoi solo abbassare, sennò diventa una classe inutile. Hanno abbassato anche questa. Se notate, questa sono tutte abilità che abbassano le difese del nemico e le hanno modificate oppure addirittura ridotte. Si erano accorti che forse gli eroi morivano un po' troppo facilmente. Ecco, con queste abilità. Però, più che altro per il longbow, per l'arco lungo, insomma, potevano dargli un piccolo bonus, perlomeno anche sulla freccia di fuoco. Faccio un esempio. Ok. Hanno fatto un buff alla Polax, quando scendi da cavallo hai un'altra mossa che fa molto più danno. E hanno aumentato Old Blind Lock, che è quella che prendi l'avversario e lo butti per terra, ok? E che riduce, diciamo, lo riduce del 40% invece del 20%. E le hanno aumentato la capacità di block break, cioè di spaccare il blocco ai nemici con la Polax. La spada lunga, gli hanno aumentato l'attacco base e hanno di alcune abilità il block break. E hanno messo un'abilità che si chiamava questa qui Paladin Skill, che rallentava il nemico, invece adesso ne dimezza le difese. Un po' un controsenso, perché di sopra hanno ridotto quello che abbassava le difese, qui invece le hanno messo. Un po' un controsenso, ma hanno detto che hanno fatto questo perché la spada lunga non riusciva a uccidere. Sappiamo però che la spada lunga si può curare anche tranquillamente da uno scudo incredibile, però scelta loro, a quanto pare non effettivamente fai fatica a uccidere qualcuno con la spada lunga, cioè devi combatterci un'ora. Però, tipo spada lunga contro spada corta è una cosa spettacolare. Dopodiché hanno ridotto, ah sì, della lancia hanno ridotto ancora il Porcrif Gift, che è quella che lancia la lancia e poi li ritorna indietro. Hanno ridotto il danno di Dragon Roar, quella che si. Diciamo il trapanino che fa. E hanno ridotto l'hitbox. Diciamo, hanno modificato l'hitbox l'attacco che fa il scendendo da cavallo. L'hanno un po' modificato. A me sembra più grande rispetto a prima. Però, forse prima, diciamo, era più in avanti, mentre adesso è più attorno all'eroe. Ok. Spada corta, hanno messo l'abilità Iron Side, hanno messo che quando la finisci per 4 secondi dopo averla finita hai 15% di difesa in meno. E hanno aumentato la capacità di block break. Un po' un nerf strano, però vabbè. Hanno ridotto la nuova penetration di ambush della Dual Blade. Hanno aumentato tantissimo la capacità della Glaive di fare danno, di spaccare di colpire più di un'area più ampia, specialmente quelle abilità. L'anodaci, ecco, mi fermo più che altro sull'anodaci. L'anodaci intanto hanno messo che Dragon Sleep, cioè quel colpo caricato che spacca tutto, hanno messo che ha un raggio un po' più ampio. Hanno messo Bloodthirsty, che è la specie di affondo, prende meno salute dopo aver colpito, però ti dà una riduzione del danno e un aumento della velocità per 8 secondi, il che è comodissimo, perché in sostanza ti mantiene praticamente, se tu usi questa abilità costantemente, ti mantieni sempre sto boost attivo, ok? Hanno messo Monstrous Blade, che è un po' lunga da spiegarvela, però Monstrous Blade, se ve lo leggo bene, aumenta, allora aggiunge 5% di lifesteal effect su your attack for 12 seconds, cioè rubi salute per 12 secondi del 5%, consuma Bloodlust e Bloodbath Effect, quindi se attivo quella specie di coso demoniaco che si fanno i quattro fuochi, si attiva con questo, lo consumate.
e l'effetto Bloodlust. Ogni stack di Bloodlust, quindi finché avete il Bloodlust, che sarebbe sti fuochini che si fanno, aumenta sto furto di salute del 5%. Ok? Fino a un massimo di 30. Questa abilità può dare fino a un 45% al massimo di può arrivare fino a un 45, praticamente quasi alla fine, ecco. Un po' particolare come cosa. Poi extra effect, quando consumi Bloodlust e Bloodbath, ti dà un tot di salute per secondo in sostanza. Ok, diciamo che è un po' complicato il Bloodlust e Bloodbath. Adesso, se tornate indietro, ve lo spiego meglio. Come mi ricordo che vi ho spiegato meglio com'era. Adesso è un po' complicato spiegarvi, mi ci vorrebbero 5-6 minuti per spiegarvelo. Però sappiate che questa potrebbe essere un'arma molto ancora più forte, specialmente per le PvE. Ok, più che per i PvP. Per PvP dipende da come ve la giocate, ok? Come vi fate il vostro set. Ok, sappiate che questa abilità, più combattete, più avete i fuochi, più recuperate salute, ma tanta salute, cioè rischiate anche di recuperare tantissima salute con qualche attacco. Martello. Martello, gli hanno aumentato il recupero della stamina, però come vi ho detto prima, Mighty Mjolnir c'è la corsa, non si può più fare senza stamina, e gli hanno ridotto il danno di Malestorm e Aphromel, ma non di Bonebreaker, che è strano, che è quella che la gente usa un po' di più. Malestorm è quella che fa la trottola alla fine. Bonebreaker è invece quella che parte con un sacco di colpi, poi sbatte a terra, che non si può interrompere in sostanza, tranne con bombette, robe varie. Hanno messo che la presa consuma più stamina, però funziona come prima, cioè vi prende e vi porta dove vuol dire. E hanno detto che io l'ho notato questa fase qui. E Block Break o Basic Attack and Skill, l'ho notata un pochino sta cosa qua, che fai più fatica a spezzare, a far danno ai muri di scudi. Però il martello è ancora distruttivo su questo punto di vista qua. Quindi in sostanza, quello che ci hanno, questo è quello che avete nella nuova stagione: modifiche alle fanterie, modifiche agli arcieri, modifiche alle unità che erano un po' sottostimate. Avete tre unità nuove. Tra un po' questa si sblocca, e questa tra un prossimo, praticamente il prossimo mese. E questa sapete già, che vi ho detto che è una da assalti a sorpresa, oppure attaccare in gruppo con altre persone, entrare nella mischia, e oppure a uccidere gli arcieri, fucilieri, eccetera. E avete le rune, insomma, che hanno messo un po' di modifiche, metteranno alcune classi un po' più, un bel aiuto ad alcune classi, un po' come hanno fatto con le dottrine viola. Tutto qua. So che è stato lungo, speravo di essere più veloce, ma alla fine ce n'era tanta di roba da spiegarvi. Ci sentiamo alla prossima. Penso che dovrò sbloccare i Berserker, li proverò, e se vedrò che sono troppo deboli o troppo forti, vi farò comunque un video per spiegarvi il perché di le cose. Così chi magari è indeciso se provare loro o tornare indietro, provare. Ah! Scusate, mi ero quasi dimenticato. Adesso che ci faccio. Mi ero quasi dimenticato. Se andate nelle altre stagioni. Se andate nelle altre stagioni, vedete questa, se non l'avete mai fatta, quella Sorge of Fortune, quella delle italiane, hanno ridotto le difficoltà, quindi sarà più facile sbloccare le unità rispetto a poco fa, come se fosse la stagione odierna in sostanza. Quindi se per caso dite, non me ne frega tanto dei vichinghi, però mi mancano i condottieri e le fortebraccio, andatevi a fare i fortebraccio e i falconetti. Andatevi a fare i falconetti, se per caso non li avete ancora sbloccati, o vi mancava poco. Se invece dovete cominciare la stagione tutta da capo, provateci. Cosa vi devo dire? I vichinghi ve li farete più avanti, non lo so. Va bene, dai. Detto questo, ci sentiamo alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti!